partiti. Chiuso Sala Torfield, favorito 2-0-2. Times Deceiving in vantaggio con all'interno lancia Stratos. Un paio di lunghezze Parnassus con in scia Sala Torfield che ha all'esterno Aurora Boreale. Lì che vanno ad affrontare la prima piegata con lancia Stratos che adesso assume l'iniziativa nei confronti di Times Deceiving. Quindi Parnassus in terza posizione, quarta è Salar Torfield che ha all'esterno Aurora Boreale. Cavalli che entrano in addirittura per il passaggio, lancia Stratos che guida nei confronti di Times Deceiving, poi Parnassus con all'esterno Aurora Boreale e in coda Salar Torfield. Si transita di fronte alle tribune, gira esatto alla conclusione, lancia Stratos in vantaggio nei confronti di Aurora Boreale. Quindi Times Deceiving, Parnassus, Salar Torfield. Il quintetto adesso in fila indiana va ad affrontare la seconda piegata. Lancia Stratos che si mantiene al comando. Seconda posizione ad un 5-6 lunghezza Aurora Boreale che ha in schiena Times Deceiving che ha all'esterno Parnassus. In coda ad un paio di lunghezze Salar Torfield. Con i cavalli che sono a metà della retta opposta alle tribune. Aurora e lancia Stratos si mantiene in vantaggio. Aurora Boreale è sopravanzata da Times Deceiving. Parnassus che per corsie esterne adesso si porta a ridosso di lancia Stratos e assume l'iniziativa nei confronti dello stesso lancia Stratos che ha a largo Times Deceiving, poi dalla coda muove anche Salar Torfield, quelli che sono a tre quarti della piegata conclusiva con Parnassus che all'ingresso in addirittura si presenta in vantaggio, inseguito da Times Deceiving e da Salar Torfield, poi lancia Stratos e Aurora Boreale, Parnassus che si mantiene in vantaggio nei confronti di Times Deceiving e Salar Torfield, Salar Torfield che si lancia all'inseguimento di Parnassus a 200 dalla conclusione, Salar Torfield e Parnassus alle prese con Salar Torfield all'esterno, in leggero vantaggio nei confronti di Parnassus, Salar Torfield che nel finale piega Parnassus al terzo, Times Deceiving. 1-5-3 è l'ordine di arrivo ufficioso per quanto riguarda questa quinta corsa del pomeriggio, il successo che va al favorito Salar Torfield, 2-0-3 la quota, colori e treni di Fabrizio Ferramosca, in sella il figlio Antonio.